Buongiorno, bentrovati e bentrovate. Con questa giornata, con questo webinar, diamo il via alla serie di webinar che farà da preludio al Master in Digital Marketing 2023-2024. Io sono Simone Bonini, in Confindustria Vicenza, mi occupo di comunicazione e marketing. Oggi con noi ci sarà Giorgio Soffiato che affronterà un tema che ormai è all'ordine del giorno. Ogni ora, ogni secondo abbiamo grandi novità in ambito di intelligenza artificiale. Bene, con Giorgio oggi parleremo di intelligenza artificiale in relazione al marketing. Mio onere ricordarvi appunto che a novembre avrà inizio il nuovo percorso formativo che denominiamo appunto Master Executive in Digital Marketing B2B e B2C. È un percorso formativo abbastanza ampio, ce ne rendiamo conto, ma l'obiettivo è di essere più esaustivi possibile, quindi si parla di strategia, si parla di applicazioni specifiche sulle singole piattaforme. Si tratta di un percorso che complessivamente conta circa 100 ore, 23 corsi, quindi ce n'è davvero, davvero tanto per approfondire. Vi invito e vi lascerò ovviamente tutti i riferimenti anche nei link, nelle varie chat dalle quali state seguendo questo webinar. Quindi vi lascio il riferimento alla pagina con tutte le informazioni. Vi ricordo che entro il 30 giugno potrete anche usufruire di uno sconto molto consistente, un early bird, di cui vale la pena approfittare. Bene. Detto questo, appunto, troverete i riferimenti nelle chat delle varie piattaforme. Non rubo ulteriore tempo a Giorgio, al quale do il benvenuto. Restiamo Buongiorno ovviamente, buongiorno Giorgio, restiamo ovviamente a vostra disposizione. Vi linko anche i contatti, le mail, il numero di telefono al quale trovarci. Quindi Giorgio, benvenuto, bentrovato e lascio a te la parola. Sì, grazie. Buongiorno a tutti. È un piacere avervi qui. Io vi leggo nella chat, quindi quello che proporrete, eventuali domande, magari le affrontiamo un po' alla fine, però sono a disposizione. Oggi la giornata è importante, nel senso che parleremo di tante cose. Vabbè, io sono semplicemente questo qui, ok? Quindi adesso chiedo anche magari a regia di andare a tenere un po' più larga la slide di me, ecco, così mi pare sia più interessante. Io faccio l'imprenditore, ho un'azienda di circa 55 persone che si chiama Marketing Arena, si occupa di marketing digitale e il posto migliore dove seguirmi non è più LinkedIn, ma è appunto una newsletter che si chiama giorgiosoff.substack.com che circa settimanalmente cerca di aggiornare su questi temi in maniera abbastanza ironica. Parto con alcune poche slide che ho modificato qualche minuto fa e la prima è il fatto che Washington Post dice che ci sono comunque un numero abbastanza importante di incidenti dovuti all'autopilota e quindi il tema in realtà di tutti quelli che sono gli autopiloti, e credo che sia la mia definizione di intelligenza artificiale, non è tutto oro quel che luccica, no? Io vi immagino iscritti a questo webinar per sentire toni enfatici ed entusiastici. Ci saranno, ma non solo, nel senso che abbiamo comunque in mano qualcosa che può tagliare il salame e uccidere le persone. E quindi abbiamo qualcosa di complesso tra le nostre mani. Questa mattina ho fatto molto molto presto un'ora di tennis e la persona che veniva dopo di me fa il controllore di volo. Allora gli chiedo, ma l'intelligenza artificiale può far atterrare gli aerei? Atterrano da soli gli aerei con la nebbia? E lui mi fa, certo Giorgio, però costa di più. E questa risposta mi ha un po' scioccato, perché io mi immaginavo che avessimo tra le mani qualcosa che costa meno e non che costa di più. Invece lui mi ha detto, servono tre tipi di controlli. Serve il controllo, bisogna far atterrare l'aereo, bisogna controllare che tutto funzioni, e bisogna controllare che il controllo funzioni. E poi questo bisogna farlo sia a bordo che a terra. Quindi in realtà la prima cosa che vorrei demistificare è il fatto che non è vero che per forza siamo di fronte a un elemento di risparmio. Siamo di fronte a un elemento che, ben settato, ben disegnato, ben progettato, può in realtà farci ottimizzare tantissimo il nostro lavoro. Però la parola apprendimento che sta nel mondo dell'intelligenza artificiale è una parola
molto importante sulla quale dovremo lavorare. Quindi attenzione, perché non è detto che i costi siano sempre più bassi dei ricavi. Parleremo di marketing, vi ruberò 10 minuti per togliere un po' la ruggine dal marketing, perché non si fa spesso e a mio parere bisogna farlo bene. E poi cercheremo di entrare un po' come Alberto Tomba negli slalom, cercheremo di entrare diretti sul mondo dell'intelligenza artificiale, del rapporto tra l'intelligenza artificiale e il marketing, e vedremo anche qualche caso concreto. La mia unica premessa è che siamo veramente di fronte a un mondo in grandissima evoluzione. Quindi se vi chiedono, se ci chiediamo se i robot ci ruberanno il lavoro o quant'altro, non lo so, ok? Però tutto quello che vi posso dire è che siamo di fronte a un mondo che cambia in maniera veramente, veramente veloce. Quindi possiamo fare una fotografia, possiamo dare un occhio allo stato dell'arte, ma non possiamo avere delle verità assolute rispetto a quello che noi diciamo dell'intelligenza artificiale principalmente. E sicuramente c'è un tema di opportunità, di possibilità di risparmiare del tempo, ok? C'è un tema di possibilità di risparmiare delle energie e c'è un tema di impatto sul mondo del lavoro. Allora io ho chiesto alla più veloce intelligenza artificiale, la più conosciuta, che si chiama ChatGPT. Voi la vedete qui mostrata nel mio aver scaricato il browser di Microsoft, no? Che è Microsoft Edge, e che di base integra ChatGPT. Quindi quello che vedete qui è in realtà un primo elemento di AI. Vedete che l'interfaccia è brutalmente conversazionale. Rispetto a motori di ricerca in cui noi diciamo hotel Roma con parcheggio, qui io comincio la mia chiacchierata con ehi, ciao, ok? E quindi è, prima di tutto, siamo su un elemento conversazionale e siamo su un elemento che, prima cosa di marketing che dovete notare, ruba traffico a Google. Perché io avrei cercato su Google informazioni principali, intelligenza artificiale, principali argomenti, intelligenza artificiale, oggi lo cerco su Bing perché Google Bard, non ricordo il nome dell'intelligenza artificiale di Google, praticamente deve ancora arrivare. E quindi abbiamo un piccolo vantaggio competitivo da parte di Microsoft. E vedete che lui, con istanze conversazionali, mi restituisce alcuni argomenti che io potrei trattare, di quali io potrei chiacchierare. Però ovviamente, prima di venire in questo webinar con voi, io devo controllare, un po' come il responsabile del controllo aereo, no? Devo vedere che sta roba abbia un senso e possa essere sensata per essere chiacchierata con voi. Quindi l'intelligenza artificiale sì, ha un senso, però ha bisogno di meno esecutori e di più controllori. Siamo sicuramente all'interno del mondo del web 3.0, quindi un nuovo tipo di web che è tendenzialmente un web decentrato, ok? In cui ormai abbiamo imparato a lavorare da remoto, abbiamo imparato a sviluppare le nostre attività di marketing con i creator, abbiamo imparato che i social media sono un'uscita dei mass media, quindi abbiamo visto che esistono cose nuove. E all'interno del web 3.0 esistono applicazioni, esistono tecnologie, esistono ecosistemi che spesso vengono chiamati landscape, e ci sono tantissime di queste mappe, no? Questa è una delle tante che possiamo utilizzare, che sono organizzate in macro argomenti, no? Quindi sono mappe, tecnologie, startup che possiamo sviluppare. Stavo dando un occhio al commento di Fiorenza, che mi sembra in chat, che mi sembra estremamente centrato. Quindi viviamo in un mondo che evolve pesantemente. Non è detto che questo mondo, e qui non tocco il tema del metaverso, se volete lo toccheremo in altre attività, però il fatto che Apple ci abbia messo la testa sicuramente cambia ancora una volta lo scenario competitivo. Non viviamo per forza in un mondo in cui l'apprendimento è solo fatto così, ma viviamo in un mondo che sicuramente sta cambiando molto. Ecco ad esempio questa notizia di un'agenzia di marketing che fisicizza due stagisti che non esistono, uno che prende le sembianze di ChatGPT e uno che prende le sembianze di Midjourney. Se non siete confidenti con questa attività, meglio, però semplicemente uno stagista dei contenuti e uno stagista delle immagini. E perché fisicizza queste situazioni? Perché dice: cari colleghi, se voi volete rivolgervi ad Aiko e Aiden, risponderà una macchina, ma gli abbiamo dato un volto.
E questa è una delle cose più divertenti, no, dell'intelligenza artificiale. Ricordatevi però che per quanto io oggi vi possa mostrare cose stupefacenti, non siamo ancora arrivati ad un punto di singolarità scientifica in cui queste attività possono avere consapevolezza o pensiero. Quindi togliamo subito dal fatto che dal tavolo il fatto che l'AI impara, apprende, evolve, forse riflette, ma non pensa. L'AI combina contenuti. Tant'è che uno dei temi è che se noi smettiamo di produrre contenuti originali, contenuti creativi, l'AI non potrà avere creatività, potrà combinare in maniera sempre più interessante, ma non avrà una creatività propria. Non è detto non ci si arrivi, sapete che Elon Musk sta provando a fare il download del cervello nelle pennette USB, non ci è ancora riuscito, e Alain de Botton, che è uno dei miei filosofi preferiti, dice è solo questione di tempo rispetto a quando noi esorcizzeremo la morte e riusciremo a scaricare i nostri dati da qualche parte. Però per il momento de Botton e Musk non ce l'hanno ancora fatta. Sicuramente c'è anche un tema comunque di narrazione dell'intelligenza artificiale ed è uno dei temi, a mio parere, più importanti. Se però vogliamo ripartire dal marketing, dobbiamo ripartire da alcuni concetti che sono un po' quelli, vi dico la verità, anche a me più familiari. Io sono un marketaro, non un tecnologo. E la customer journey, questa è una slide di Dan Ambi, noi la immaginiamo fatta così. Quindi immaginiamo, o meglio, stiamo imparando, stiamo cominciando a riflettere su un percorso che l'utente fa e ognuno di noi a livello di marketing dovrebbe essere esperto nella progettazione di punti di contatto, no? Di ognuna di quelle palline. I touch point, quindi l'utente mi vede in TV, mi vede sul mio sito, poi forse compra qualcosa, forse va in punto vendita, e questo funziona tanto per Sonepar, che fattura quasi 2 miliardi vicino a noi, quanto per l'estetista cinica che vende i prodotti di bellezza. Quindi la customer journey noi cerchiamo sempre, no, di disegnarla, immaginiamo qualcosa di fatto più o meno così, in realtà è fatta così. Quindi è un grande insieme di complessità, un grande insieme di utenti strani che fanno cose strane. Infatti Google ha teorizzato una cosa che si chiama il messy middle, cioè un cerchio incasinato in cui l'utente fa, Google parla in un paper universitario lunghissimo di 80 pagine di flip-flopping, quindi all'interno di questa confusione l'utente flip-floppa, gira tra vari momenti, varie situazioni, ok, che sono quelle della ricerca e dell'acquisto potenziale. E all'interno di una customer journey che è fatta così, noi siamo abituati a lavorare sui trend, no? E c'è questo bellissimo articolo che io vi lascio di un blog che si chiama Contagious, mia presentazione sarà più da studiare che da ascoltare, e che dice che sostanzialmente c'è una grossa differenza tra quello che è un trend strutturato, consolidato, e quello che è trending, che è un hashtag dentro TikTok. Quindi questo articolo dice, guardate che voi quando entrate duramente dentro un trend, magari è quello dell'ESG, della sostenibilità, che oggi è su tutte le tavole, dell'AI, state in qualche modo anche diluendo il trend, perché se tutti entrano nel trend, il trend non sarà più tale. E quindi ci dice questo articolo che a un certo punto le persone comprano anche cose che gli risolvono problemi. Quindi da un marketing narrativo, dinamico, emozionale, da un marketing in cui la creatività è la mamma della rilevanza, anche una visione di marketing in cui risolvere problemi, in cui capire bene perché la gente dovrebbe venire sul nostro sito, dovrebbe relazionarsi con la nostra intelligenza artificiale. È un punto di partenza, a mio parere, mediamente importante. Internet, la rete, il web, dove l'intelligenza artificiale alberga, secondo una slide di Group M, oggi è il luogo dove le persone mettono più soldi, ok? Quindi è una fetta di denaro enorme, a cui resiste solo la TV, perché la TV costa tanto e fa rumore, e le altre attività rimangono importantissime, ma residuali. Perché la gente passa tante ore dentro internet e quindi è semplicemente il luogo dove le aziende stanno cercando di più di investire, ok? E secondo però un osservatorio a cui vi inviterei tantissimo a iscrivervi, lo facciamo volentieri insieme a Confindustria, che è un osservatorio che noi teniamo con l'Università di Venezia, che si chiama Osservatorio del B2B, il 44% delle aziende non sviluppa attività di lead generation. Ed è per quello che a me fa paura parlarvi di AI, perché
è un po' come dire io faccio il drop all'ultimo minuto in campo da rugby, però non faccio le mischie. Quindi di base non ho le attività molto più basiche dell'AI come la generazione di contatto. Mi piacerebbe uscissimo da qui che se con l'idea che se qualcuno di voi è in quel 44%, mettesse sul tavolo, prima dell'AI, il fatto di fare le campagne di lead generation, a meno che non siate ovviamente ricchissimi, perché sono più importanti dell'AI, o meglio, sono anche afflitte dall'AI, perché uno degli strumenti in cui l'intelligenza artificiale sta entrando è sicuramente più di tutti quello di Google. Però il mio tema è, c'è veramente tanto, tanto, tanto da fare. E c'è tanto da fare, prima di tutto, partendo da un piano di marketing. E allora io mi sono chiesto una cosa, avendo la fortuna di insegnare a Vicenza nella sede dell'Università di Padova, ma nella sede di Vicenza, agli ingegneri gestionali. Io gli ho detto ai miei ragazzi, ma voi, partendo da questo complicato libro di Mutigno e Chain, avete mai visto un piano di marketing? E anche questa è una slide che mi piacerebbe voi stampaste, perché non ne parliamo di certo oggi, ma il piano di marketing è fatto più o meno così. E, è fatto da una serie di attività, è fatto da una serie di fasi, gli obiettivi, lo scenario, la strategia, l'allocazione delle risorse. È fatto da una serie di strutture che noi dobbiamo costruire, la nostra analisi di mercato, la nostra forza e debolezza, le strategie di marketing. Ed è qui che l'AI può aiutarci. Perché oggi vedremo che con l'intelligenza artificiale noi possiamo fare un'analisi SWOT, che vedete portata tra gli strumenti che noi possiamo utilizzare, un'analisi BCG, Boston Consulting Group, e con queste analisi possiamo conoscere i nostri competitor e conoscere il nostro mercato. Quindi vi svelo il fatto che all'AI possiamo dire, caro ChatGPT, che è un'applicazione dell'AI, proponimi una matrice di Ansoff che mi dica come io posso innovare il mio mercato e il mio prodotto nel mondo dei dentisti evoluti. Ok? Quindi gran parte del lavoro è spingere sul piano di marketing. Una volta fatta la spinta sul piano di marketing, noi disegniamo dei framework. Questi sono tutti i documenti che modelli che faccio io. Quindi io mi faccio aiutare da un grafico e produco queste cose. Quindi potete essere d'accordo o meno, sul primo spero di sì, perché è un piano di marketing, ma su questo ad esempio è tutto da disegnare. Parlavo a un evento grande del mondo auto e io dico, quelle palle sono le community, quelle degli appassionati del green, quelle dei commerciali, quelle di chi vuole noleggiare la macchina. Sono delle community sulle quali io vado a lavorare per scaricare gli obiettivi. Obiettivi che sono di marca, brand, obiettivi che sono di lead generation, generazione di contatti, e obiettivi che sono di drive to store, di portare persone a un punto vendita. Partendo da questi obiettivi disegno tre strategie. Una strategia di marketing, una strategia retail e una strategia di vendita. E partendo da queste strategie sviluppo due competenze. La competenza di creazione del contenuto, i post social che voi fate, e la distribuzione del contenuto tramite il motore di ricerca, ad esempio, o le campagne pay per click. Costruisco una base dati e amplio questa base dati. Perché il dato diventa importante? Non solo perché è il papà dell'informazione, ma anche perché aumentando sempre di più i costi per comprare un click, aumentando sempre di più i costi pubblicitari, ho bisogno di quelli che vengono chiamati i dati di prima parte. Cosa sono i dati di prima parte? Sono quei dati che l'azienda possiede, di cui l'azienda dispone, principalmente il fatto di avere l'email dei miei clienti. Quindi un consiglio operativo è cercate l'email dei vostri clienti, portate a casa il più possibile l'email dei vostri clienti. E questo ce lo dice anche un autore di LinkedIn molto interessante che si chiama Daniel Occiuli, che cita degli studi attorno al mondo del branding e dice: se voi investite, fate campagne di marketing, nel breve termine le vostre campagne di marketing impatteranno sul ritorno sull'investimento, sul margine e sulla produttività. Nel lungo termine impatteranno sulla crescita e su azioni di lungo periodo come la penetrazione in nuovi mercati e l'espansione del mercato. E lui ci dice anche che quindi noi dobbiamo nei vari Q, quindi nei vari trimestri, fare delle campagne continuative di sales activation, quelle che risolvono i problemi, ma fare anche delle attività sul brand e delle verifiche per vedere se le cose funzionano, che stiano più alte. Per farci capire, io per la mia agenzia dovrei comprare la parola chiave realizzazione piani di marketing, e quella è una campagna di sales activation, e poi dovrei fare un evento o un house organ che in qualche modo possa andare a spingere, possa andare a funzionare. Ok? Mi dite un sì che mi sentite, perché solo per sapere se siete con me.
anche in chat? Assolutamente sì, Giorgio. Perfetto. Sì. Scusate, perché ho visto suonare il telefono, ho detto questa è Confindustria che mi chiede. No, tutto a posto. Vi propongo quindi un secondo modello, che è un modello un pochino più facile. Ed è un modello in cui ci sono cinque aree che un'azienda può lavorare. Un'area di stack di marketing, quindi la nostra cassetta degli attrezzi del marketing, quella della tecnologia, quella dei contenuti, quella dello sviluppo dei contenuti e il ritorno sull'investimento, quindi la misurazione del ROI. Il marketing stack è fatto ad esempio dalle nostre journey, quindi dai percorsi che noi facciamo, dai media che possediamo, dalle community che attiviamo. Nel mio marketing stack, se io sono la banca Hype, che ha fatto un progetto bellissimo con Fedez, creo un branded video podcast, un branded canale YouTube, lo chiamo Wolf, spendo un sacco di soldi e faccio una cosa per parlare di finanza bellissima, capito? Bellissima. E quindi è parte della mia cassetta degli attrezzi di marketing, tra i tanti esempi che posso portare. Contestualmente nel mio stack tecnologico, nella mia cassetta di attrezzi tecnologica, avrò il CRM, il sito web, il mio e-commerce. Quindi, ad esempio, in questo caso, faccio delle fotografie, Z-Racing, MSV, Cerchioni, tra Vicenza e Padova, e metto delle belle foto a disposizione dei gommisti e quindi nel mio tech stack ho un insieme di immagini che il gommista può utilizzare. Si chiama DAM, tecnicamente, quindi un repositorio B2B di contenuti che i miei dealer possono utilizzare, super interessante. Contenuti che io poi devo sviluppare, devo narrare, e lo faccio ad esempio, questo è il Conegliano Valdobbiadene, nel Doc G, con un house organ, quindi con un magazine, bellissima attività culturale che può essere sviluppata, e lo porto a tutti i miei soci o a tutte le mie persone iscritte. Io vi dico la verità, vi racconto un caso perché è molto, molto divertente. Io ho aperto un e-commerce di whisky e rum, si chiama raroshop.it, e faccio un sacco di fatica a farlo crescere perché ho pochissimi soldi, no? Quindi è il mio progetto personale. Allora cosa ho fatto? Ho preso una bottiglia di Armagnac dell'anno di nascita dell'estetista cinica, che ha 1 milione di follower su Instagram, e gliel'ho spedita. E lei ha fatto una stories con questa bottiglia, perché l'ho tanto personalizzata, l'ho serigrafata, è del suo anno di nascita, l'ho pensata bene. E questa storia mi ha portato non solo 12 vendite, ma mi ha portato anche il fatto che le persone vogliono le bottiglie con il loro anno di nascita, vogliono le bottiglie personalizzate. Quindi mi ha portato del business. E l'ho fatto con una strategia di gifting nel mondo del content. Quello che può dirmi l'AI è, mi trovi tutti gli influencer che sono nati nel 84, perché ho delle bottiglie dell'84, e me li metti insieme in un punto elenco, questo può fare l'AI, ma non è la strategia di marketing, è l'esecuzione della strategia di marketing al momento. Sviluppo, delivero, faccio queste campagne, le faccio come le fa WeRoad a livello totalmente offline, oppure le faccio come le fa TubiStyle, che costruisce una landing page, una pagina di atterraggio dedicata alle marmitte della Porsche 992 e fa dei lead su questo, quindi genera dei contatti e alla fine misuro i miei risultati. Sono andato veloce perché io voglio parlarvi di AI, non voglio parlarvi di marketing, però ritengo che questa attività, e queste sono due dashboard, si chiamano Looker Studio, che ne abbiamo sviluppato per un cliente, che finalmente mettono in riga, grazie a Google, in maniera super facile però, tutti i dati che noi abbiamo, arrivando non solo al KPI ma anche all'informazione, in cui so che il mio advertising spend è di 811 euro e il mio return on marketing investment è di 2061. Quindi da un lato conto solo l'advertising, di là conto anche tutto l'investimento di marketing. Perché vi porto queste cose? Perché entro così prima di darvi l'intelligenza artificiale? Perché abbiamo bisogno di capire che questo è il marketing fatto bene. Se voi fate il marketing così, lo state facendo fatto bene. Se no, prima mettete a posto quello e poi entriamo però nel tema. Voi chiedete all'intelligenza artificiale stessa cos'è l'intelligenza artificiale? È una disciplina che studia se e in che modo si possono realizzare dei sistemi di linguaggio, dei sistemi di interfacce, ok? Con i quali dialogare in maniera puntuale, in maniera ovviamente dialogica narrativa. Infatti si parla di appunto dialogo in linguaggio naturale, LLMM. E l'intelligenza artificiale è un insieme di sistemi, un insieme di attività, un insieme di interazioni, che viene anche divisa dall'intelligenza artificiale generale, che è un tipo di intelligenza artificiale che
che serve per creare hardware e software, è un po' la mamma, no? È un obiettivo quasi teorico, perché quello che abbiamo capito dell'intelligenza artificiale è che ogni giorno raddoppia la propria qualità, la propria funzionalità, un po' come la legge di Moore nei transistor. C'è un bellissimo libro di un italiano, si chiama Faggin, credo addirittura vicentino, che si chiama Silicio, ed è un libro che io vi consiglio tanto perché parla di queste attività, ed è un libro che è un po', ci fa capire tante cose, ci fa capire che l'innovazione alla fine è sempre estremamente ciclica. E io ho fatto una cosa per provare l'intelligenza artificiale. Stamattina ho messo un po' a posto le mie slide per passare dalla teoria alla pratica. Ho preso questo articolo di Marketing Arena della mia agenzia, un articolo sulla brand identity, normalissimo, un post del blog. E poi ho preso uno strumento, tra i tanti che possiamo utilizzare, che si chiama Tugan, Tugan.ai. Questa roba, sono stato cazziato da uno bravissimo nell'intelligenza artificiale che si chiama Alessio Pomaro. Mi ha detto: Giorgio, tu hai scritto su LinkedIn che l'hai fatto con Tugan, ma con un'ora in più io lo facevo con ChatGPT, un'ora di formazione e poi addestravo ChatGPT. E qui è importante che voi capiate, perché esistono le interfacce tecniche, l'ingegneria dell'AI, che si chiamano API, API di ChatGPT, quindi ti do gli strumenti per fare le cose. Esiste lo strumento ChatGPT, che è un po' l'idraulico, no? Che dopo l'ingegnere viene a mettere a posto i tubi, e poi esiste Tugan.ai. Perché tutti e tre possono fare la stessa cosa? Perché uno la fa l'ingegnere, uno la fa l'idraulico, uno la fa la signora Maria. Questo è lo strumento della signora Maria, perché noi non siamo per forza dei prompt designer, cioè dei compilatori di domande per l'intelligenza artificiale. Ma noi siamo gente che vuole che un post di LinkedIn diventi un post del blog, mi sono frizzato, ok, sono tornato, che un post del blog diventi un post di LinkedIn. E quindi Tugan.ai fa questo, trasforma con un'interfaccia narrativa un post facile per tutti, un link di un post del blog che io ho incollato là, in un post di LinkedIn con le emoticon. A me ha tanto colpito sta roba. Quindi il tema è, la domanda che voi potreste farmi è: lo posso fare anche con ChatGPT? Sì, dovete dargli le istruzioni. Questo invece ha già le istruzioni. Ma posso solo trasformare con l'intelligenza artificiale link di un blog in un'attività di LinkedIn? No, perché con l'intelligenza artificiale posso fare login con Luca, anzi, sistemi di identità a 360 gradi, e con l'intelligenza artificiale posso fare tutta un'altra serie di cose. Posso passare da un video lungo a 10 contenuti corti, da un URL alle email di marketing pronte, dalle miniature a chiappa click in pochi secondi, a un motore di ricerca per sviluppatori, alle mappe mentali, a dei voice over per i video, a un aiuto con il codice, a un database di immagini già generate con l'AI, alle mie presentazioni portate a livello successivo. Questo è uno screenshot che ho fatto da Instagram, e così ce ne sono migliaia di servizi, ok? Non è neanche detto che questi siano i migliori, però qui entra il ruolo del marketer, qui entra il ruolo della curatela, qui entra il ruolo del controllo. Cercare tra tutti questi servizi più o meno costa come farlo con Google, più o meno costa come farlo con Photoshop. La vera abilità nostra, anche del master che faremo insieme, è quella di andare a capire di questi 20 quali sono i tre più interessanti. Allora, la domanda che voi potreste farmi è: un traduttore perde il lavoro? Insomma, perché se un traduttore sa solo tradurre lettere aziendali, forse lo perde anche. Un avvocato non perde il lavoro, perde un quarto del proprio lavoro, che è quello della battitura noiosa della lettera. Poi sapere che l'articolo del codice giusto è citato giustamente davvero, quella è la competenza, quindi non perdiamo il lavoro, ma cambiano le nostre competenze. Dirò una banalità: non sarà l'AI a rubarci il lavoro, ma qualcuno che sa usarla bene, ok? Quindi questo è il grande punto che noi dobbiamo portare a casa. E ci sono N servizi. Questo è un servizio interessante perché è una specie di assistente personale che ti permette, si chiama Timo, ti permette di fissare gli obiettivi. Io voglio fare la patente nautica e mi dà tutta una serie di daily routine per fare la patente nautica. Io che sono un disordinato non ho nessuna passione per roba così, perché mi piace creativamente studiare il libro della patente nautica. Però per chi ha voglia di organizzarsi, questo è veramente interessante, è veramente gustoso. Quindi ci sono spazi ovunque. E anche qui,
Qual è l'elemento dell'intelligenza artificiale? Non c'era anche prima sta roba? Assolutamente sì. Solo che i motori di apprendimento, di machine learning che stanno qui sotto, permettono di educare in autonomia le nostre abitudini e quindi di parlare con noi meglio, di imparare più in fretta quello che noi facciamo. Ma parte di questa attività esisteva già. Per i più curiosi c'è un post di Bill Gates che parla dell'importanza dell'intelligenza artificiale. Voi non lo sapete, ma Bill Gates ha un blog. Forse qui diamo la sfida alla nostra regia di andarlo a trovare, non è banalissimo. Lo trovate sicuramente in una mia vecchia newsletter. Il punto qual è? Il punto è che Bill Gates dice: io a sti ragazzi di OpenAI, e nella prima banda c'era anche Elon Musk, li ho incontrati nel 2016-2018. Cioè sono 5 anni che ChatGPT langue per diventare quello che è diventato. Ok? Quindi attenzione, perché non è una rivoluzione, ma è un'evoluzione. Oggi che l'interfaccia è disponibile, voi potete non solo usare l'AI, ma potete costruire la vostra AI. Quindi la sfida è per me che vendo tondini, che vendo le benne, no? Quella roba là delle ruspe, per far funzionare le ruspe, la punta delle ruspe. Come uso l'AI? Probabilmente posso costruire un linguaggio per la mia forza vendita, in cui di fronte al cliente, messe le esigenze del cliente, io gli restituisco la bena perfetta. Quindi qual è il rapporto tra l'AI e il catalogo? Una cosa che a me piacerebbe fare, non l'ho spoilerato a Confindustria, ma sarebbe fare insieme un assessment, cioè fare una fotografia di come l'AI dentro le singole aziende associate possa essere effettivamente utile. Perché io vi racconto una foto generale, però mi piacerebbe prendere i processi e capire dove l'AI può funzionare. Se volete, lo facciamo insieme. Gartner dice: ci sono un sacco di aziende che non stanno leveraging, mettendo a leva la tecnologia, per andare a impattare sulle nuove realtà, sulle nuove attività, lo sponsoring, lo streaming, l'advertising nel metaverso, il social commerce. E il punto di questa slide non è tanto che lo facciano o meno, è che tante non ci stanno pensando. Cioè che il 20% circa delle aziende non pensi alle sponsorship nell'in-game o nell'advertising. Mi sta per il B2B, scusate, negli NFT. Mi sta nel B2B, ma non mi sta nel B2C. Perché Nike è già entrata in queste cose, ok? Ma anche Kia è già entrata nel gaming, leggevo ieri sera. Quindi in realtà bisogna guardarci dentro. Grandissimo Giacomo che ha trovato Gates Notes, hai vinto 5 spritz. E poi, perché è importante andare a casa anche con la ciccia, vi faccio vedere 7 prompt. Di uno vi faccio anche vedere un esempio, ok? E degli altri invece vi lascio il prompt. Cos'è un prompt? Un prompt è un insieme di istruzioni che voi potete mettere dentro ChatGPT fra 2 minuti, ok? E farle funzionare. Io parto dalla prima, che è un prompt di analisi competitiva. Vedete che il linguaggio è italiano ed è linguaggio uomo, non è linguaggio macchina. Dove ci sono le parentesi si sostituisce. Voglio che tu agisca come analista di mercato, trovami 3 concorrenti. Io ho fatto un errore, perché l'ho fatto per OVS, no? E ho fatto un errore, ho scritto della nostra azienda OVS. Invece ho capito che la nostra azienda non va menzionata, ma vanno menzionati solo i competitor. E organizza i dati in una tabella. Vi giuro, stamattina in un secondo uno esce questa tabella di H&M, Zara e Uniqlo. Io ho fatto solo questo. Io ho preso il prompt e dato H&M, Zara e Uniqlo. È chiaro, questa cosa uno strategic designer della mia agenzia ci mette 4 ore a farlo. La fa meglio? Non lo so. La fa peggio? Non lo so. So che adesso ci mette mezz'ora a controllarla. Tant'è che io su LinkedIn provocatoriamente proponevo, ripartendo dai grandi teorici del lavoro, Keynes, Riccardo, un po' anche Marx, di tassare la macchina. Perché il tema è che se non tassiamo la macchina, qualcuno che aveva 8 ore di lavoro, fra un anno ne ha 4. Non voglio entrare alla politica, non mi interessa, però c'è un tema dietro sta roba qua. Cioè questa tabella, io l'ho mandata al mio amico direttore marketing di OVS e mi fa pazzesco. E se lui mi ha detto pazzesco, vuol dire che ci ha preso. E quindi il nostro mestiere cambia, perché io ho generato un'analisi SWOT in un minuto, gratis, con ChatGPT, ed è andata bene. È il lavoro più culturale che si può fare? No. È il lavoro più alto che si può fare? No. Ma quanta parte del nostro lavoro è culturale
e quanta parte del nostro lavoro è operativa. Quando voi vi iscriverete al master, perché vi iscriverete, bisogna, dalla regia dovranno organizzare le vostre iscrizioni in gruppi, perché io dirò per favore fammi 4 gruppi sulla base della competenza perché voglio lavorare in gruppi. E la regia dirà, ciao GPT, metti in gruppo queste cose partendo dalla colonna IB. Si poteva fare una pivot prima su Excel? Sì. Io insegno all'università senza aver mai fatto una pivot? Sì. Adesso lo faccio così. Quindi il punto qual è? Il punto è che è un'interfaccia interessante, un'interfaccia facile, ok? Diventa costoso. Ma può fare anche content management. Voglio che tu agisca come un content manager. Voglio 5 idee originali per i post del blog per il prossimo mese, tutte legate al tema della agritech, la tecnologia in agricoltura. Trovami le parole chiave più rilevanti e scrivimi una bozza per uno dei post blog sulla base del tema che ritieni più interessante. E il tema, ragazzi, è che questa cosa qua, questa macchina qua, lavora 24 ore e non fa fatica. Questo è il punto in più. E se non voglio il content, ma voglio il brainstorming, agisci come un consulente di marketing strategico. Stiamo lanciando un nuovo prodotto per questo settore. Dammi 5 idee su come potremo promuovere questo prodotto sui social per raggiungere un pubblico e qui magari vado a definire le caratteristiche del pubblico. E lui mi dà questi risultati. Questi li ho tutti presi da una newsletter di uno molto bravo che si chiama Let Me Tell It. Voglio che tu agisca come un analista di dati. Ho i dati delle vendite del nostro prodotto di punta per il mese scorso. Crea un report di analisi delle vendite che evidenzi le tendenze, le prestazioni rispetto agli obiettivi e le possibili aree di miglioramento. E ancora una volta, sviluppa analisi. Voglio che tu agisca come un formatore, perché voglio migliorare la mia conoscenza di questo argomento. Mi spieghi le basi e questo tema. Immaginate oggi con remote working un problema vero. La data è quella di venerdì scorso, Corrado, l'ultimissima che ha portato, ma se volete poi giro il link e lo facciamo girare a tutti. Comunque è l'ultimo. Immaginate dover formare un sales manager, no? E dire, guarda, ci sono delle teorie di Al Rice sul posizionamento che sono molto importanti da sapere. Voglio che tu legga un articolo su positioning. E lo posso stampare? Assolutamente sì. Però se chiedo a ChatGPT di sintetizzare la teoria del posizionamento di Al Rice direttamente per il mio sales e riproporla in ottica di vendite di marketing, no? Per formare un sales manager, così diventa interessante. Dobbiamo ricordarci che riorganizza contenuti. Dobbiamo ricordarci che non crea contenuti. Questo per me è molto, molto importante. Da ultimo, trascrivere i meeting. Ecco qui la nostra legge di questa trascrizione. Oggi ci sono 100 startup che fanno trascrizione di meeting e sono anche proposte nella newsletter che vi cito. E voglio un elenco puntato dei contenuti trattati, voglio una lista delle azioni da compiere e voglio un consiglio su come prioritizzare queste azioni. Quindi diventa anche un trascrittore di meeting. E da ultimo può fare il PM, può fare il project manager, no? Sto preparando una relazione per il mio prossimo meeting col cliente, riguarda questo argomento, puoi aiutarmi a creare un elenco puntato dei principali punti di discussione basati sui risultati qui sotto e inserirli in una mail ben scritta? Io, guardate, vi svelo senza problemi. Sono stato recentemente da un cliente, mi ha detto, ma dell'AI, cosa sappiamo dell'AI? Come implementiamo l'AI? Ed è per quello che io vi ho proposto l'assessment, perché in realtà oggi poche persone sono in grado di proporre un'analisi che non sia costosa per dire come portiamo operativamente l'AI in azienda. Perché l'AI nel marketing è più facile. È più facile perché il marketing è fatto di contenuti, è fatto di analisi strutturali e quindi sappiamo un po' sia le basi, che sono quelle che vi sto raccontando io, che anche le parti più avanzate. Il tema però per me è capire l'AI nei processi. Cioè io vorrei capire se in supply chain, non tanto negli strumenti di supply chain, ma nella relazione organizzativa della supply chain, nell'organizzazione, come e quanto si può impattare. Sicuramente è mestiere non da marchettaro, però secondo me è lì che si gioca gran parte della partita, è lì che si gioca gran parte della struttura. Ancora una volta, questa è una tabella che io ho fatto fare da ChatGPT. Ma di questa tabella voglio raccontarvi tutto, perché secondo me è un esempio estremamente calzante. Diverse fasi di lavoro, i dati nell'AI, data collection, data governance, data enrichment, data activation. La raccolta dei dati, la gestione dei dati, l'arricchimento dei dati, l'attivazione dei dati, con degli esempi. Nel data enrichment io voglio lavorare la customer intelligence, cioè, faccio un esempio, ho messo un articolo, un appartamento in vendita su Subito, no, ho nascosto il mio numero di telefono, mi telefona Idealista, GDPR borderline, mi dice, mettiamo noi per te
l'articolo di subito su Idealista e io dico, ma come hanno fatto a telefonarmi? Hanno fatto data enrichment, hanno incrociato il mio nome e cognome in un database comprato dalla Vodafone probabilmente con il mio numero di telefono e mi hanno chiamato con un call, in un call center, da un call center da Madrid. E ciao AI interna di subito.it costruita, quindi non ChatGPT, incrocia i dati dai due database che abbiamo per trovarmi il numero di telefono di tutti quelli che mettono annunci nuovi di appartamenti in vendita all'isola di Albarella. Quindi il punto qual è? Questa è la partenza, questa è la tabella, ma il tema è come sono arrivato a questa tabella? Ci sono arrivato con questa copia e incolla direttamente su Edge, quindi sono arrivato su ChatGPT, sono arrivato alla tabella, ma il punto è da dove ho copiato questi dati? Ho copiato questi dati da un white paper di Talent Garden, che è, se volete poi ve lo giriamo anche, o meglio vi diciamo dove scaricarlo, bisogna lasciare i dati, da un white paper di Talent Garden che si chiama Vedo che Giorgio è un attimo bloccato, vediamo se riusciamo a recuperare la connessione. Allora, intanto vi parlo, perché vi riesco a parlare dal telefono, posso? Allora, sì, ti apro, sì, dovrebbero sentirti tutti. Chiedo anch'io a questo punto un riscontro dal pubblico. No, collegato. Ma rientro, aspetta che provo a rientrare, aspetta che provo a rientrare messo bene. Sì? Da prima. In teoria ti stanno sentendo. Attendiamo qualche secondo. Sì, sì, mi confermano che si sente l'audio comunque, Giorgio. Ok. Sta provando a riaccedere con il profilo che gli consente anche di apparire in video. Abbiate pazienza ancora qualche secondo. Deve ancora arrivare, ne approfitto mentre lo attendiamo, vi lascio in sovraimpressione anche i contatti ai quali fare riferimento per qualsiasi informazione relativa a questi webinar, al master e a quant'altro, a tutta la formazione, la consulenza che eroghiamo per quanto riguarda i temi del meeting fatto per via digitale. Ecco, vedo Giorgio. Eccoti, Giorgio. Ok, ti chiedo di ricondividere quindi le slide, perché anche la risorsa si è tolta dalla piattaforma. Ok, allora però prendo lo schermo intero. Vuoi fare share screen? Ok. Come preferisci. Ti sentivano comunque, sai? Perché ero da... avevo provato. Allora vi spiego cosa è successo, che io per essere più stabile ho usato un router esterno. Il router esterno con zero AI, la spina si è staccata, si è scaricato il router e questo è quello che è accaduto. Che è accaduto. Va bene. Stiamo parlando di corrente del 1800. Adesso con grande tensione io continuo a guardare il router perché so anche che si è scaricato per colpa del filo, quindi toccherò il filo in continuazione. Ma eravamo qui. Va bene. Allora, se vuoi cliccare su nascondi la barretta di condivisione, così nascondi quella piccola barra che c'è sotto. Vediamo se sparisce da sola, perché io non posso cliccare perché sono schermo interno. Ah, ok, ho capito. Benissimo, non dà così tanto fastidio, non ti preoccupare. A te fidatevi della barra. Va bene. Allora, eravamo qui, qual è il punto? Il punto è che io mi stavo chiedendo, no? Ho scaricato questa presentazione, questa guida di Talent Garden, ok? E mi sto chiedendo, ma io per produrre questa tabella e scaricare questa guida, perché servo ancora nel webinar? Io servo perché so da dove viene questa tabella, tendenzialmente, so andare a trovare questo dato. Quindi il mio ruolo, in realtà, è un ruolo quasi più di curatela del contenuto
che di produzione o sviluppo del contenuto, perché ormai la tabella la faccia GPT. Il mio tema però è che io so dove cercare. E questo secondo me è qualcosa che diventa abbastanza interessante. All'interno di questa guida c'è anche una parte gustosa, che è una parte che incrocia, vedete, quello che abbiamo imparato a chiamare il funnel di marketing, no? La notorietà, la considerazione, la conversione, la vendita, la fidelizzazione e la successiva advocacy, quindi il fatto che poi gli utenti diventino ambasciatori del nostro brand, con quelle che sono le attività relative ai dati, quindi il recupero dei dati, l'analisi, l'azione, e propone, studiatevela, tutta una serie di micro competenze che sono davvero complicate. E poi le organizza all'interno di una tabella che è più o meno questa. Cioè loro dicono, nel mondo dei quattro mega temi del marketing digitale oggi, che sono il pay-per-click, il motore di ricerca, l'email marketing e l'engagement e l'analisi del dato, ci sono delle platform as a service, quindi delle piattaforme di servizio, come sono Google Vertex AI, Microsoft Azure e Amazon, che vi permettono di entrare su queste competenze. Ci sono delle azioni, dei servizi in cui non dovete conoscere il codice, come Peckham, Zapier, SaleManager, Adverity, che sono tutti servizi che si possono utilizzare, e poi ci sono tanti altri dedicati verticali, come Aditext, PayPCB, Jasper, Wordlift, che sono verticali. Se voi volete fare AI nella SEO, vi studiate Relevanty, Jasper, Wordlift, Rightsonic. Cioè, vedete quanta complessità, quanta verticalità c'è all'interno di questa attività. Però sta roba, non vi nascondo, che è difficilissima anche per me. Cioè, è una serie di attività, di competenze molto complicate, quindi ho pensato di distillarle. Cioè, questo è una cosa che voi fate se siete H&M. Se H&M mi chiamasse per una consulenza, io prenderei questa tabella e direi iniziamo ad andare verticali su queste cose. Ma se non siete H&M e se siete come tantissime realtà del mondo veneto, questo è un mio cliente che fa i tubi per il petrolio, si chiama InoxTech, se siete InoxTech, voi non potete impazzire dietro SaleManager. Può aver senso, ok? Può sicuramente funzionare, però io vi propongo un modellino, un framework un pochino diverso, che è questo qua. Voi avete bisogno di un assessment, cioè di una cosa che potete fare anche da soli per capire come sta l'intelligenza artificiale, dove entra l'intelligenza artificiale nel vostro mestiere. Avete bisogno di capire come siete messi nel media e performance marketing. Avete bisogno di capire come sta la vostra attività di SEO e link building, il vostro social media marketing e la web analytics. Fatto questo, ci inserite dentro ChatGPT e con ChatGPT analizzate i trend del vostro settore, come abbiamo visto con i prompt, come abbiamo visto con i comandi, ottimizzate l'investimento, analizzate le keyword per la SEO e la link building, sviluppate le creatività, analizzate i dati, tutto questo lo fate, ok, direttamente con ChatGPT, ma solo dopo che avete costruito un impianto di marketing strutturale e strutturato. Vado a chiudere, così se ci sono due o tre domande le lasciamo per la fine. Ha fatto una bella newsletter venerdì Gianluca Diegoli, in cui ha portato un paragone tra il fatto che è andato dalla dietista, ok, LifeSum, che è un'applicazione, e ChatGPT. Praticamente è uscito, qualcuno ha cominciato a dire che ChatGPT ti fa la dieta. Vero, verissimo. Anche LifeSum ti fa la dieta, tant'è che è uscito un articolo che dice che molte applicazioni facili, come quelle per apprendere le lingue, stanno perdendo in borsa perché ChatGPT fa quel mestiere lì. Quindi lui dice, io pagavo LifeSum, non ha funzionato. Ho chiesto a ChatGPT di farmi la dieta, non ha funzionato. Sono andato alla dietista che dovrebbe essere disintermediata a ChatGPT, ma siccome mi pesa, siccome funziona, probabilmente è l'unica attività che io riesco a fare, no? Quindi è una visione quasi polemica, no? Quella di Gianluca Diegoli. Ed è una visione che io qualche newsletter fa portavo con una stessa tipo di esempio. Dicevo, beautiful.ai fa le slide gratis, ok? Fa le slide belle gratis, ma il problema qual è? Il problema è che beautiful.ai fa le slide tutte uguali. Invece le slide queen, che sono due ragazze brave che fanno le slide a mano, che sono due artigiane delle slide, le fanno diversamente. È esattamente il vetro di Murano,
la copia del vetro di Murano fatta in Cina o il maestro vetraio che insegna i vetrai di Murano del futuro a fare gli artigiani, ma lui è maestro. È la stessa cosa, sono tre livelli. Ed è su questo, secondo me, che ha molto, molto senso lavorare. E da ultimo vi faccio vedere questa cosa che è molto interessante. È un'immagine che è diventata virale, perché è la Gioconda allargata dall'AI, no? Cioè, qualcuno ha detto, piglia la Gioconda e dimmi come è fatto il resto del quadro. E l'ha fatto l'intelligenza artificiale. Però una consulente brava dice... Mi sembra persino strano doverlo dire, ma lo dico. Parte della creatività è sapere dove fermarsi. Quindi il punto qual è? Il punto è che giustamente, ovviamente, normalmente ad oggi l'intelligenza artificiale non ha la creatività. Quindi la domanda che noi dobbiamo farci è qual è la parte creativa, controfattuale, di pensiero del nostro lavoro? Perché è in quella parte lì che noi abbiamo ragione di esistere e avremo ragione di esistere. E sul lavoro io ho due o tre cose da dirvi. La prima è una frase di Dostoevskij che dice: mi viene in mente che per distruggere un uomo, punirlo col più spaventoso dei castighi, basterebbe soltanto dare al lavoro un carattere di assoluta e completa inutilità. Quindi c'è un pezzo di utilità del lavoro che noi dobbiamo andare a prendere. E la mia stilettata all'AI io la do con De André, perché dice: per stupire mezz'ora basta un libro di storia. Io cercai di imparare la Treccani a memoria, quindi chiaramente oggi ChatGPT, se volete dirla con Samuele Bersani, che è più giovane, è la coppia di mille riassunti. Se volete dirla con De André, è la canzone Un matto, però bene o male è fatta così. Quindi il punto qual è? Il punto è che siamo di fronte a una realtà che evolve, siamo di fronte a una realtà che facilita il nostro lavoro, siamo di fronte a strumenti brutalmente interessanti, ma l'universo dice vi devo mettere in zona di fuori comfort, altrimenti non vi muovereste. È chiaramente un momento di fuori comfort, ma è un momento in cui abbiamo un sacco di possibilità di muoverci e possiamo divertirci. Questi sono i miei riferimenti, questa è la mia newsletter se volete. Io vi ringrazio, ho provato, perdo la condivisione, ho provato a proporvi una visione un po' narrativa ma anche un po' tecnica. C'è tanto da fare, c'è tanto spazio e spero di non avervi annoiato. Se avete domande abbiamo 5-6 minuti per chiacchierare. Esattamente, se ci sono domande approfittatene, restiamo collegati ancora qualche minuto. Grazie mille Giorgio. Grazie anche dello spoiler sull'assessment, molto interessante, ne parliamo senz'altro a margine. È quello il punto da cui partire, senz'altro quello, per ma capire come muoversi. Ecco, grazie Corrado, sono super contento perché volevo un feedback, no? Nel senso che ho provato a impostarla un po' per quello che secondo me aveva senso nel marketing, quindi sono super contento che vi sia piaciuto. E sì, bisogna poi portarla in azienda, cioè è un tema vero. Sì, te la faccio io una domanda che faccio abbastanza spesso intanto a chi si sta occupando di questa tecnologia che appunto, come dicevi anche tu, non è nuova, nel senso che c'è da tempo, semplicemente c'è stato qualcosa di diverso recentemente con l'avvento di GPT e tutto quello che poi è seguito a quell'esplosione. Poi rispondi tu a Tony che ci dice, sì, ci chiede information master, quella è assolutamente. Assolutamente, do tutte le informazioni più tardi, ci sono già nei link comunque, non ti preoccupare, Tony Bistark. La domanda è, ok, in tutto questo panorama di offerte, di piattaforme che permettono di fare i lavoretti a casa, come segnalavi prima, è facile anche perdersi. Allora, mi chiedo, è importante già iniziare ad utilizzare alcune di queste piattaforme? È più importante soffermarsi sulla parte di mindset, di approccio alla tecnologia, sperimentando sì, ma senza adottare, portare in casa tecnologie che magari dopo domani non sono più attuali? Qual è la tua posizione? Perché il rischio di essere travolti da questa massa di soluzioni molto simili, molto efficaci anche, che lasciano a bocca aperta talvolta, è facile. Bene, come...
come consiglieresti di muoversi ad un'azienda, oltre a fare l'assessment con noi, ovviamente? Allora, Eric Ries, o Ries, diceva, scriveva un libro che si chiama Partire leggeri nel mondo delle startup. Quindi il mio consiglio è quello di partire leggeri. Oggi, secondo me, ci sono tante persone, tanti consulenti che possono aiutarci a capire come fare nel, anche con azioni molto puntuali. Allora, ChatGPT è quasi gratis, no? È una versione premium, ma è quasi gratis. Quello è uno strumento che, secondo me, deve diventare un po' il nostro Google, no? Cioè, può essere uno strumento a cui dedichiamo un pochino di tempo, perché è interessante capire anche come risponde, cosa può aiutarci a produrre. Io penso che imparare i prompt base di ChatGPT possa essere molto interessante, perché lo strumento che vi ho presentato io per fare i post di LinkedIn passa, ChatGPT sicuramente resta. Quindi impariamo le basi, chiediamo aiuto sulle cose, esternalizzando per motivi probabilmente di tempo o anche di costi, sulle cose puntuali, e poi vediamo un attimo come evolve la situazione. Chiaro che AI in supply chain, AI in social media marketing sono due cose diverse. Così mi leggo anche alla domanda di Paolo Marchetto, che dice: c'è un limite di dimensione del marketing, la massa critica? Probabilmente il limite è nel budgeting, no? Nel senso che esiste oggi una long tail nel marketing in cui l'attivazione di nuovi canali, servizi, TikTok per capirci, è una dimensione di complessità, no? Io devo avere delle persone che lo sanno fare e devo avere i soldi per fare i video, che invece su Twitter non servono o servono molto meno. E quindi il punto qual è? Il punto è la massa critica incrociata con il denaro e con la competenza. Però molto spesso, e questo mi suona veramente molto molto strano, non c'è una misurazione dell'effettivo ritorno sull'investimento. E quindi il punto qual è? Che facciamo cose perché oggi gli influencer vanno di moda, quindi li dobbiamo fare. Invece dovremmo partire dal non tanto qual è il ROI dell'influencer marketing, perché non è questa la domanda, ma è quali sono i KPI sui quali misurerò il test di azione che ho fatto. Io non chiedo di misurare prima l'influencer marketing, che è dove si mette in difficoltà un marketer, ma si mette in difficoltà anche la propria azienda stessa. Io chiedo però di settare le regole del gioco per capire quanto è grande il campo. Quello assolutamente sì. E ringrazio anche Giulia Fiorenza, che dice non può sostituire tutto. Ho visto fin troppo culo parlarne come qualcosa che rende chiunque professionista in qualunque settore. Sì, ma questo, Giulia, è molto facile, perché il punto qual è? Che l'AI oggi, per chi fa consulenza, è un oceano blu. E quindi, bellissimo libro. E quindi, essendo un oceano blu, il primo che si qualifica come AI expert va a beccare le briciole dalle orecchie dell'ippopotamo, no? E quindi è super interessante dire che spacca tutto. È vero che spacca tutto, però il problema è che non sappiamo cosa spacca. E quindi si tratta di parlarne, si tratta di guardarci, ma io vi dico, magari siamo scarsi noi in agenzia, penso di no, però ci stiamo domandando dove intervenire, come intervenire. Quindi oggi, secondo me, chi ti guida nelle domande è il consulente giusto. Chi ti dà solo le risposte o c'è GPT o è veramente bravo. Bella questa, sì, è vero, bisogna farsene parecchie di domande di fronte a queste tecnologie. Corretta l'osservazione, non saremo sostituiti in quanto professionisti da queste tecnologie, almeno non subito, stiamo a vedere. C'è un tema legato alla creatività, la professionalità reale, insomma, declinata nella creatività, non può attualmente essere sostituita. Però queste tecnologie ci permettono di lavorare meglio, più velocemente. Quindi sì, c'è questa foto che non riesco a ritrovare degli architetti a New York negli anni 30, in cui ognuno aveva un tecnigrafo e disegnava in questi capannoni, no, al posto di avere AutoCAD. Per me è un po' la stessa cosa, nel senso che quello che è l'esecutivista di Photoshop è un mestiere che sparisce, perché probabilmente adattare per tutti i formati, che saranno anche di più, adattare per tutti i formati di YouTube l'advertising, basta, lo farà Google, ok? Quindi l'esecutivista adattatore sparisce. Ma quello lì farà un'altra roba, dirà a Google di adattare più campagne, perché serviranno più piattaforme, perché già oggi la televisione ci chiede se accettiamo i cookie. Quindi il punto è quello lì. Non vedo, è chiaro che si dice o ti distingui o ti estingui, la strada si fa in strada, come volete. Il punto è questo qua, cioè il punto è capire dove andare a studiare, perché non studi qualcun altro al posto nostro. Ma se studi qualcun altro al posto nostro, anche il Telepass ha disrupted il casellante.
sempre lì siamo, no? Corretto, Giorgio. Grazie mille davvero. Dove andare a studiare? Ad esempio al nostro master, in partenza, come vi dicevo, il 3 novembre, si parlerà anche di intelligenza artificiale, tra i docenti ovviamente c'è Giorgio, e vi ho lasciato tutti i riferimenti nella chat, vi rimetto i riferimenti per contattarci direttamente, quindi il numero di telefono 0444 232500 oppure l'email digitalmarketing@confindustria.vicenza.it. Per qualsiasi cosa non esitate a contattarci, come si dice in questi casi. Grazie mille a tutti e a tutte per aver seguito questo webinar, grazie mille ancora a Giorgio. Grazie a voi, è stato un piacerone. Buona giornata. E spero che potremo vederci presto. Senz'altro. Grazie Giorgio, grazie.